劇ゲーム、プレゼンタ。Il manga alternativo che ti volevo consigliare oggi è questo USCA, che è una rivista pubblicata da una casa indipendente giapponese. Da quanto ho capito è una specie di negozio, casa editrice, vende come se fosse una fumetteria, che però pubblica anche vari autori alternativi, quindi si occupa della pubblicazione delle loro storie. E credo che questa raccolta sia una delle più importanti che siano mai uscite negli ultimi anni. Allora, qua dalla copertina c'è scritto che è stata pubblicata nel 2016, però credo che in realtà sia del 2017. Quindi è possibile che le storie originali siano state pubblicate appunto nel 2016, però queste sono le versioni inglesi. Infatti la cosa straordinaria di questa casa editrice giapponese, di questa piccola casa editrice, è che si è messa a prendere alcuni dei suoi autori alternativi più interessanti e sta piano piano cominciando a pubblicarli anche in inglese, cioè sono direttamente loro che in modo autonomo li traducono e li pubblicano, in modo che anche gli appassionati di fumetti alternativi internazionali possano finalmente leggere questi autori che nessun altro avrebbe mai tradotto in una lingua a noi comprensibile. Per questo motivo credo che questa sia una delle riviste, dei volumi più importanti in assoluto che siano usciti in questi ultimi anni. E se hai solamente un budget limitato per comprare fumetti, e se ti interessa supportare dei progetti alternativi di questo tipo, a mio parere questo è assolutamente il volume che devi comprare. Quindi se puoi comprarti solamente un volume all'anno, solamente un fumetto all'anno, ti consiglio di comprare questo. Perché comprando questo volume fai un contributo a tutti gli altri lettori, a tutti gli altri appassionati che sono interessati a questi fumetti indipendenti. Solamente sostenendo questi tipi di pubblicazioni alternative indipendenti possiamo permettere che ne stampino anche altre. Puoi immaginarlo un po' in questo modo: se negli anni 60-70, insomma, quando Garo Magazine era agli apici del suo successo, se anche loro avessero cominciato a tradurre i loro volumi, la loro rivista in inglese, oggi forse sarebbe molto più semplice riuscire a poter leggere le storie di Garo, gli autori di Garo. Invece la maggior parte delle storie fantastiche che sono nascoste in Garo Magazine rimangono solo in giapponese e non si trovano neanche da scaricare in scan. Sono pochi i numeri di Garo che si trovano in scan. Quindi immagina un po' come se tu avessi oggi la possibilità di supportare Garo Magazine in modo che Garo pubblichi le sue storie anche in inglese. Per questo credo che sia totalmente rivoluzionario e di grande importanza il fatto che tu sostenga e compri questo volume. Allora, nella descrizione del video ti metto in ogni caso il link su dove puoi comprarlo. Praticamente tu contatti via mail direttamente la casa editrice e poi gli scrivi il tuo indirizzo, il volume che ti interessa. Appunto, al momento di USCA in inglese è uscito solamente questo è il primo numero, e se venderà abbastanza copie ne faranno altri numeri, quindi mi auguro che con questo video possa anche contribuire un pochino a permettergli di pubblicare altri volumi in inglese. Poi una volta che ti rispondono ti dicono quanto costa la spedizione e se tutto ok ti danno poi l'indirizzo, no, se non ricordo male ti mandano proprio una ti mandano una richiesta di pagamento con PayPal, la paghi e ti arriva a casa nel giro di una ventina di giorni più o meno, spedito direttamente dal Giappone questo volume. Mi pare che all'incirca con la spedizione in Italia in totale, quindi il volume più la spedizione, veniva circa una ventina di euro. Sicuramente anche per me è un prezzo non bassissimo che non spenderei per altri volumi. Però come detto credo che sia molto significativo che in questo caso sia un atto importante, una scelta di sostegno per questo tipo di progetti.
essendo una raccolta di tanti artisti e autori diversi, volevo farti vedere un pochino le varie storie. Ce ne sono alcune che mi sono piaciute di più, altre che mi sono piaciute di meno, come è normale in ogni raccolta di fumetti. Questi sono gli autori. Ovviamente penso che siano praticamente tutti sconosciuti. E alcuni li ho trovati davvero geniali. Alcuni bellissimi disegni, magari le storie un pochino più normali rispetto al mio punto di vista. Però assolutamente tutti molto interessanti anche per capire un po' meglio che tipo di manga stanno pubblicando attualmente gli artisti indipendenti giapponesi. Quindi sono ragazzi della nostra età, più giovani, immagino tra i 20 e i 30 anni, che grazie a Takoshi, appunto non ricordo mai se il negozio si chiama Takoshi, Takoki, comunque dopo nella descrizione ti inserisco tutti i dati. E grazie a loro stanno pubblicando questi volumi fisici con le loro storie. Naturalmente i disegni si possono. Non sono sicuramente quelli che potessi trovare nei manga più commerciali, più puliti. Anche se le storie possono essere lineari rispetto a autori più sperimentali, però rimane sempre una certa ricercatezza nel tratto, degli stili molto caratteristici, un po' grezzi. Altri invece possono essere un po' più pop come quest'autore, che appunto credo che alcuni, come è successo anche con il collettivo di King Terry, in alcuni casi utilizzano dei soprannomi, dei nickname in inglese, forse anche un po' per suggerire una certa influenza che i fumetti inglesi hanno avuto sul loro stile. Immagino che per questo volume la Takoshi abbia anche scelto degli autori che potessero essere un pochino più apprezzati dal pubblico internazionale. Come al solito sui siti giapponesi purtroppo ci sono poche immagini dei loro manga, c'è forse solamente un video addirittura di questo volume, ma si vede poco, perché per qualche motivo i giapponesi hanno sempre un po' paura, non so se di copyright o che altri problemi, però non gli piace molto pubblicare foto o video dei fumetti che hanno in vendita, e quindi mi auguro che con questo video posso anche aiutarti a capire meglio che tipo di storie puoi trovare all'interno di questa raccolta. Non sto a farti un riassunto di ogni singola storia perché sono davvero molto brevi. E comunque penso che intravedendo le pagine che sto sfogliando in questo video più o meno riesci a capire di cosa parlino, senza però andare troppo nel dettaglio e così senza rovinarti poi la trama, per così dire. Almeno se poi riesci a recuperare questo fumetto ti puoi godere la storia. Sono molto curioso di capire se tra questi autori giovani e sconosciuti, magari tra qualche anno ci sarà il prossimo guru del fumetto sperimentale giapponese che sta cominciando solo adesso a muovere i suoi passi e quindi a disegnare le sue prime storie. Appunto, avendo visto un po' di volumi di Garo, nella rivista Garo, anche lì, poi vabbè, continuo a chiamarla Garo Magazine, ormai sono abituato a chiamarla Garo Magazine, anche se il nome corretto sarebbe appunto semplicemente Garo, quindi la rivista Garo. Però è una di quelle cose che quando poi ti entrano in testa non riesci più non riesci più a cambiare come la chiami. Però insomma, lo sfogliare questo volume mi ricorda molto lo sfogliare la rivista Garo, sia quei pochi volumi di Garo che sono riuscito a recuperare grazie a un amico che era nato in Giappone, sia quei pochi volumi che ho trovato online in scan. Proprio per questa sua esplosione, mix di autori talmente diversi l'uno dall'altro, che puoi trovare dentro qualsiasi cosa, davvero qualsiasi cosa. E come al solito, come tutte le storie che mi piace di più leggere o guardare o giocare, anche in quelle brevi storie che sono un po' più lineari rispetto alle altre, comunque non sai mai bene come possa finire la storia. È sempre una sorpresa per vedere dove possono arrivare nel giro di poche pagine. Anche come qualità di stampa, come carta, è davvero fantastico.
Da quanto ho capito, comunque in Giappone è abbastanza semplice trovare delle piccole case editrici che stampano in maniera praticamente professionale anche i loro progetti super amatoriali, classici gruppi indipendenti di artisti che poi si stampano in casa o quasi i loro fumetti. Appunto, questo è un progetto un pochino più organizzato, più in grande, perché è già da tanto tempo che questa casa editrice sta pubblicando per il mercato giapponese questi autori che trova più interessanti. E se saremo fortunati vedremo anche un secondo numero e magari anche un terzo, un quarto, un quinto. Come al solito in questa serie di video che faccio su Gekigemu, tra un video articolo sui giochi alternativi o le storie dimenticate del mondo dei videogiochi, una delle cose che mi interessa di più, che sono più contento di fare, è quella appunto di consigliarti quei manga alternativi che si meritano assolutamente di essere conosciuti e anche di essere supportati. Quindi in alcuni casi purtroppo i manga alternativi dimenticati che ti consiglio sono volumi magari rari, introvabili, che anche se li compri magari sono per forza usati e quindi non, in qualche modo comunque non supporti l'autore. In questo caso, nel caso di Usca, invece è importantissimo comprarlo, supportarlo in modo che capiscano anche loro che al di fuori del Giappone c'è un gruppo di appassionati di fumetti di questo tipo che è intenzionato a supportare la loro traduzione. Assolutamente non è la norma vedere una casa giapponese che faccia di per sé traduzioni. Infatti alcune traduzioni sono, non dico fatte con Google Translate, però sono un pochino fantasiose, per così dire. Non è certo se siano effettivamente quello che l'autore originale voleva dire nella sua lingua. Però come al solito, come quando leggo magari manga in francese, li traduco poi con l'app di Google Translate, qua è sicuramente un lavoro fatto in modo più professionale e si capisce benissimo il senso delle storie. Quindi questo era Usca. Tra l'altro in fondo alla pagina, al volume, ci sono anche delle brevi biografie con i vari autori, alcuni c'è anche la loro pagina di Instagram o di Twitter se vuoi contattarli, su Tumblr, eccetera, eccetera. Insomma, secondo me uno dei volumi assolutamente più importanti usciti nell'anno scorso, fai ancora in tempo a recuperarlo. Non so quante copie ne abbiano stampate. Non credo tantissime, però appunto l'edizione inglese, il primo volume dell'edizione inglese è una cosa che tra qualche anno potrebbe diventare molto 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 importante e molto difficile da trovare. Quindi se ti puoi permettere di sostenere un progetto di questo tipo con una ventina di euro, guarda nella descrizione di questo video, ti metto tutti i link e la spiegazione su come poterlo ordinare direttamente dalla casa editrice che l'ha pubblicato. Questo era Usca, come al solito se ti interessano consigli di manga alternativi che pochi altri conoscono in Italia, dai un'occhiata agli altri video che pubblico su Geekigemu se non l'hai già fatto. A presto e grazie per avermi ascoltato fino a qui.